cambio di mentalità che tanti a Firenze, tifosi e non, chiedevano a Vincenzo Montella per quel che riguarda schieramento ed impostazione tattica della squadra per uscire dalla zona comfort, chiamiamola così, del 3-5-2, che qualcosa comunque ha portato, è stata rispettata a metà dal tecnico dei Viola, che contro il Parma ha deciso sì di cominciare col 4-3-3, ma ancora una volta senza la punta di ruolo Dusan Vlahovic, entrato dopo 10 minuti del secondo tempo, e poi naturalmente non ti scordar di me Pedro Guilherme, in campo per la prima volta con la squadra A, anche se solo per pochi minuti. E se per molti l'1-1 in casa contro i Ducali trattasi di occasione sprecata, è giusto anche ricordare le assenze di spessore, Cáceres, Ribéry, Pezzella, e che la Fiorentina d'oggi è comunque sia ottava a 16 punti. E tra i tanti giovani talenti viola c'è chi soffre scelte del tecnico e condizione fisica e chi invece continua a brillare, come San Gaetano Castrovilli in mezzo al campo. E poi, sola soletta, c'è la stella di Federico Chiesa, che ormai da alcune gare non riesce più a brillare come vorrebbe e dovrebbe. Troppi pensieri nella testa del numero 25 che non gli permettono di esprimersi al meglio, dalle voci di mercato ai rapporti con dirigenza e compagni, che, almeno da ciò che traspare, non sembrano essere in grande sintonia. E se l'inquietudine, almeno così si dice, è naturale, la condizione umana, lo è anche quella di aspirare alla serenità. Questo è un fatto solamente. Tornando al campo prima della pausa nazionale, la Fiorentina andrà alla Sardegna Arena per una sfida dal sapore d'Europa, almeno così oggi racconta la classifica, col Cagliari di Rolando Maran, autentica rivelazione di questa Serie A, piazzato sesto a quota 21 punti, insieme a Lazio ed Atalanta. E pensare che in attacco i rossoblù hanno un certo Giovanni Simeone, e questo per molti è solo un fatto puramente casuale. Per finire tutto questo, vede sullo sfondo l'intramontabile questione nuovo stadio, con l'opzione Campi Bisenzio che si rilancia ancora una volta, proprio dopo che Commisso in conferenza stampa ha fissato il suo prezzo per i terreni dell'area Mercafir e, naturalmente, non solo.